Allora, siamo a Barcellona al Mobile World Congress con Corrado Tommasoni di PayPal. Corrado, ti occupi di startup, tu curi il programma globale, giusto? Esatto, sì. Ciao Antonio e grazie per l'intervista. Quindi sostanzialmente sì, mi occupo del coordinamento a livello mondiale delle attività e delle iniziative in favore di startup, acceleratori e venture capitalist. Perché questa scelta? Perché PayPal ha deciso di entrare in questo mercato? Certo, è estremamente importante per noi poter parlare sia sin dalla fase di early stage delle start-up di piattaforme di pagamento, quindi sostanzialmente della possibilità di integrare una piattaforma di pagamento all'interno di applicazioni o all'interno di soluzioni create da start-up. Quindi vogliamo agevolare le start-up e il mercato mondiale delle start-up in maniera tale da poter far conoscere quella che è la nostra proposizione. Lo facciamo attraverso una serie di iniziative. Esatto, andiamo nel merito. Quali programmi sono attivi ora? Certo, abbiamo un programma mondiale per le start-up chiamato Startup Blueprint, l'abbiamo lanciato alla fine del 2013, ad oggi abbiamo più di 1.000 start-up all'interno del programma, attraverso tre regioni, quindi in Europa, in Nord America e in Asia. E sostanzialmente forniamo una serie, non, intanto non investiamo direttamente, quindi non prendiamo nessuna equity all'interno delle startup, ma forniamo dei servizi gratuiti, ovvero forniamo transazioni gratuite fino a certi limiti, quindi fino a 1,5 milioni di dollari di transazioni PayPal e fino a 100 mila dollari di transazioni con carta di credito via Braintree. Più un white glove service, quindi sostanzialmente un supporto dedicato, developers e persone che possono suggerire, possono supportare le start-up durante la fase iniziale. Quindi agite da facilitatori sostanzialmente. Sostanzialmente sì, da facilitatori vogliamo che le start-up capiscano bene i nostri prodotti, non le chargiamo nella fase iniziale, quindi non chiediamo fees nella fase iniziale, il nostro business model è sempre lo stesso, prendiamo una cut per ogni transazione, ma non per i primi 1,5 milioni di transazioni a queste start-up. Senti, in Italia che iniziative ci sono in cantiere e quali sono i partner con cui lavorate? Certo, l'Italia è sicuramente uno dei partner importanti a livello europeo, diciamo che Blueprint è live in Italia, quindi il programma è un programma che viene gestito tramite partner, quindi noi non accettiamo all'interno del programma startup a caso, ma solamente startup che provengono da acceleratori o VC o incubatori selezionati. In Italia lavoriamo con degli importanti stakeholder, quindi sicuramente con Hfarm, ad esempio con Nana Bianca, sono partner di Blueprint dall'anno scorso e le startup accelerate all'interno di questi programmi usufruiscono dei nostri servizi e dei nostri agevolazioni. Senti, dal tuo punto di vista osservazione privilegiata, no? Quindi tu segui tutta l'Europa o anche l'America per le start-up? Seguo tutto il mondo in questo Tutto il momento, mondo, quindi Europa, esatto. America e Asia, sì. Esatto, quali sono i trend che vedi emergere sempre più di più? Beh, il mobile sta, diciamo, la tecnologia mobile sta cambiando moltissimi contesti, non solamente il contesto online, ma anche il contesto offline. Cioè noi vediamo all'interno diciamo delle startup con cui lavoriamo, incubate attraverso Nord America, in Asia, in Nord America e in Europa, moltissime soluzioni stanno nascendo nel poter gestire transazioni offline, nel poter risolvere problemi a chi compra nel mondo reale, quindi non solamente online. Senti, ho assistito un po' alla tua presentazione, no? Parlavi dell'underbanked, con delle cifre insomma ragguardevoli, dici qualcosa. Beh, sicuramente diciamo, un target interessante, nel senso che no, noi pensiamo che chi è senza sostanzialmente, chi non acceda a diciamo, le società cashless, quindi le società senza l'utilizzo di cash, siano solamente i mercati emergenti. In realtà ci rendiamo conto, se vediamo anche solamente gli Stati Uniti, che vi sono un significativo numero di persone che non usufruiscono dei servizi bancari a un livello accettabile. Quindi questo però va in controtendenza rispetto all'utilizzo del mobile. Queste stesse persone hanno uno smartphone in tasca molto spesso e quindi è un potenziale nuovo target, un potenziale nuovo ambito. Che cifre ci sono? Ma stiamo parlando negli Stati Uniti di circa 10 milioni di unbanked, quindi di persone che non hanno un conto bancario, e di circa 24 milioni di underbanked, quindi di persone che non usufruiscono di servizi finanziari a un certo livello. Questo è interessante perché queste persone allo stesso tempo hanno un mobile, hanno un telefono mobile in tasca e potrebbe essere un veicolo per poter fornire servizi finanziari. Quindi lasciami passare la battuta, un nuovo Eldorado per voi e per chi saprà approfittare di questo nuovo Ma mercato. è un ambito, diciamo, un certo numero di persone che potrebbero utilizzare questi servizi finanziari che al momento non sono utilizzati. Senti, un'ultima cosa, quindi ritornando alle start-up, una start-up italiana che voglia utilizzare e accedere ai vostri programmi deve passare attraverso i partner, giusto? Questo l'iter.
Esatto, sostanzialmente sul sito blueprint.paypal.com è possibile vedere l'elenco dei nostri partner, tra cui appunto anche i partner italiani. Se una startup è accelerata o è un alunno di uno di questi programmi di accelerazione in Italia, può accedere alle agevolazioni date da Blueprint, quindi sempre tramite l'acceleratore può richiedere l'accesso al programma. Quali sono le altre iniziative in corso? Sì, abbiamo oltre a Blueprint, quindi oltre a un programma che dà agevolazioni dirette a startup che provengono da partner, abbiamo degli Innovation Space live nel mondo, in particolare a Londra e a Chennai in India, dove ospitiamo fino a 5-6 startup per un programma di mentorship di durata semestrale. Non prendiamo equity, quindi sostanzialmente non investiamo direttamente nella startup, ma forniamo oltre ai benefit di Blueprint un programma di mentorship in particolare nell'ambito e-commerce e pagamenti. Ah, un'altra cosa te la voglio chiedere, i Bitcoin, cioè come vedi la moneta complementare? Tu e insomma l'azienda la vedete come un competitor? No, diciamo è uno strumento di pagamento che sta iniziando e sta avendo traction. Noi siamo agnostici da un punto di vista tecnologico, quindi nel momento in cui sarà regolamentato, allora a quel punto potrebbe essere interessante anche per noi. Grazie mille. Grazie mille a te, Antonio.